per Imbrò, che chiude il palleggio, finta di Sokolowski, in corsa il runner, lo sbaglia, correzione sulla sirena dell'ex, Akele vince la partita. Wow, che dire, una vittoria così, bisogna dire vittoria bella e basta, bella vittoria, gustiamocela, dai. L'eroe di giornata mantiene la modestia, ma quel tap-in finale per la De Longhi ha più di un significato. Non è solo la chiave di una vittoria in rimonta, eppure il gesto atletico che consegna a Treviso il primo tris di vittorie consecutive della sua storia. 8 punti alla fine per l'ala della De Longhi, ma 8 punti che pesano, assieme al bottino di Sokolowski, Russell e Imbrò, migliori marcatori di una gara strana vissuta sulle montagne russe. Partenza bruciante, poi il blackout mentale già visto altre volte in stagione. Combattività all'inizio e poi dopo purtroppo abbiamo perso coraggio e questa era l'unica cosa che temevo di questa partita, perché abbiamo naturalmente faticato contro la loro zona, come può capitare in determinati momenti, e lì abbiamo perso coraggio, abbiamo perso ritmo e quindi insomma è stata una partita veramente dura, però credo che anche nel tap-in di Akele sia anche proprio una vittoria della determinazione. Poi la rincorsa è una squadra capace di annullare i 33 punti di Barford, il migliore della Vanoli, che comunque arriva agli ultimi secondi di gara in vantaggio di 1, prima del colpo di reni firmato Akele. De Longhi a 22 punti, piani alti della classifica in vista del derby contro Trieste. La stiamo facendo, credo, veramente bene e con l'idea sempre che comunque abbiamo ancora dei margini sia di personalità che tecnici per poter migliorare.